Attento, Au. Abbiamo fermato la rivolta, ma i ribelli sono ancora tra noi. Da solo sei un facile bersaglio. Qualche misero ribelle non riuscirà a intralciarmi. Ben detto. Non hanno scampo contro di noi. Però si sono battuti come dei leoni, devo dire. C'è in gioco la loro sopravvivenza. Tutti questi soldati morti. Molti più ribelli che cultisti. Hachevan uchik in topikonov. Chen humpel batelil uchhel bishunahe. Beishan in tukul. Minan unukolov, malov. Yetel mishuts kanzanilobi. Chokilin uchets, tantike. Beili kun uchulo. Hachwahel umbinton uchil uaminan kukulkanti kuignalone. Il travestimento da guardia del serpente è perfetto. Ho la frase d'accesso per la prigione dove tengono mia madre. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. Grazie. La tireremo fuori, Ezli. C'è dell'altro. Hanno catturato Akan. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. È il padre della mia amica Kiyara. Non dire altro. Se venisse sacrificato... Ehi, tu, ragazzina! Via da quella porta! Tuo padre morirà per aver servito i ribelli. Papà, ti voglio bene! Deve essere Kiara, la bambina di cui parlava Ezli. Quindi Akan è in quella cella. Devo trovare il modo di tirarlo fuori. Che i ribelli si arrendano dopo aver visto che fine fanno quando li prendiamo. Non avrò una casa! Nessuno si prenderà cura di me! Mi dispiace, Au. Non farmi del male, ti prego. Volevo solo dire addio a mio padre. Non voglio farti del male, Kiara. Sto dalla parte dei ribelli. Come sai il mio nome? Il tuo amico Ezli mi ha detto di aiutarti. Ma davvero? Sì. Allora, perché non mi dici cos'è successo? Mio padre incolpa Kukulkan per la morte di mia madre. Gli ho detto che niente ce l'avrebbe restituita, ma non mi ha dato retta. Ha provato a uccidere Kukulkan e ora verrà giustiziato e non mi rimarrà più nessuno. Ehi, ehi. Andrà tutto bene, piccola. Ti aiuterò io. Davvero? Ci sono altri ribelli qui nella piazza. Anche loro vorrebbero aiutarci, ma hanno troppa paura. Forse puoi convincerli tu. Farò ciò che posso, Kiara. Te lo prometto. Non lascerò che ti separino da tuo padre. Grazie, Au. Chiamami Lara. Non ti allarmare. Sono amica di Unuratu. Sto cercando di liberare il prigioniero e mi serve il tuo aiuto. Certo, ma quelle guardie ci uccideranno se ci avviciniamo troppo. Occupati di loro, poi farò quello che ti serve. Voglio liberare il prigioniero, ma non posso farlo da sola.
Devi essere gli Shiki di cui parlava Onuratu. Se pensi di farcela, ti aiuterò ad aprire la porta. Ossequi, Ao. Sei soddisfatta delle esecuzioni? Le esecuzioni? Sì, ma ti chiederei di sospendere le preghiere per ora. Perché l'assistente ha suonato il corno? Avrà avuto i suoi motivi. Noi restiamo in guardia. Suoni il tuo strumento per un emissario degli dei? Sarebbe un onore, Ao. E questa musica? Non partiremo mai con l'esecuzione. Su, via. Dobbiamo assicurarci che fili tutto liscio. È sgombro, aiutami ad aprire la porta. D'accordo, veloci. Sì, Malo. Le guardie sono a posto. Allora muoviamoci, forza. Dovrebbe andare. Adesso insieme. Via libera. Che vuoi, sacerdote? Tranquillo, sono un'amica. Non somigli a nessuno dei miei amici. Credimi, sono un lupo travestito da pecora. Tua figlia ti aspetta. Puoi camminare. Chiara! Cavolo! Chiara, scappa! Mettiti in salvo! Ti troverò! Riuscirò a tirarci fuori. Ora ti riconosco. Sei la straniera che ho visto con Onuratu al villaggio di sotto. Anch'io ti riconosco. Ti avevano detto di lasciare stare Kukulkan. Sono stato avventato, accecato dalla vendetta. Ora lo so, ho rischiato tutto, compresa la mia dolce Chiara. Una figlia ha bisogno di un padre, non di vendetta. Hai proprio ragione. Grazie. Di qua. Resta vicino. Sono le vecchie caserme. Da questa parte. Arrivo, Chiara. L'uscita è bloccata. Sokin Waletech, Kabei Puzzolon. Insieme riusciremo a spostare questa pietra. Grazie per avermi indicato la strada. Sei stato tu. Non quella strada. La via per le cose importanti. Per mia figlia. Prendi questo coltello. Era di mia moglie. Volevo usarlo per uccidere Kukulkan. Ora non mi serve più. Papà! Oh, Chiara! Pensavo che non ti avrei rivisto mai più, papà. Mi dispiace tanto, cucciola mia. Fatti guardare. Ti prometto che non ti lascerò mai più. Forza, andiamo a casa. Solo degni e sapienti possono entrare in questo luogo sacro. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. Passa pure. Continuerete con questa ridicola ribellione. Finché non vinceremo e ci sbarazzeremo di voi. E osi pure dirmelo in faccia. Sai che sono onesta. E un tempo eravamo dalla stessa parte. Ti ho permesso di continuare troppo a lungo. Ma ora basta, Onuratu. Altrimenti? Potrei doverti punire per il tuo tradimento. Amaru, ricordati chi sei. Io sono uno di voi. Certo. Per questo mi hai fatto arrestare.
Se mio fratello fosse vivo, riposi in pace. Già, lui direbbe che i conflitti sono uno spreco di tempo. Torna a casa. Sono a casa. Questa è la mia casa. Un'uratu, prova soltanto a immaginare come prospererà Paititi quando sorgerà un nuovo mondo privo di minacce esterne. Sei tu l'unica vera minaccia. Vuoi ricreare il mondo? Tutti creiamo il destino, insieme perfino adesso. Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per Paititi. Tutto! Quando era divisa, l'ho unificata. Sono l'unico che vede la vera minaccia qui. Tu vai e vieni, come se le tue radici non fossero qui. Sì. Io ho vissuto nel mondo esterno e so che cosa sta per arrivare. Sta avanzando, cresce ogni giorno. Paititi non può sopravvivere all'invasione e tutto quello che siamo verrà usurpato o distrutto. Allora dovremmo combattere tutti insieme, secondo l'usanza del nostro popolo. Ridando vita al sole, eh? Purtroppo quello renderà Paititi sicura solo per poco, ma poi non potrà impedire che venga scoperta, che venga invasa. Il nostro destino così sarà segnato. No! No, noi dobbiamo essere preparati. Devi fare una scelta. Unisciti a me. Mi serve la tua intelligenza, la tua resistenza nel mio mondo. Un mondo dominato dal culto di Kukulkan. O dovrei dire Trinità. E se il potere che vuoi, puoi averlo. Aiutami adesso, rendi Paititi un posto sicuro e poi, puoi starne certa, potrai governarla come vorrai. Io ti lascerò il trono. Te lo giuro. No. Io troverò lo scrigno e ridarò vita al sole. Possa la sua luce giudicarti. Ma perché hai così poca stima di me? Riportatela nella sua cella. Potete anche rinchiudermi, ma non tradirò mai il mio popolo. No, ma sappi che dovrai deluderlo. Lo scrigno non c'è. Un missionario, Andres Lopez. L'ha rubato 400 anni fa. Cosa? Sì, hai sprecato la tua vita cercando nel posto sbagliato. Ora vattene. So dove si trova. Io entro. Ok, stiamo arrivando. Hai sentito la scossa di prima? Sì, anche quando ero nel cenote. Era un'avvisaglia. Il terremoto si scatenerà presto. Dobbiamo sbrigarci. Sì, prima tiriamo fuori un urato, poi andiamo a cercare lo scrigno. Mi spiace, l'ingresso è vietato.
precedenti. Ci è mancato poco. Canta il Kukulkan, ti hanno chiesto i cucucci, le accusi un macco. Bazzuc ti un lato. Guia, guia! Baci! Begin volti in guia, guabas te tankabo. Hez basho, catupultic. Tinguallic tech, jambax tin buia. Tupse, cabetin lixic in bao. Alguacu yantal, lag batel il tujaji. Tindiques machimba mantats. Macachi. Ho superato il fiume, sono quasi alla prigione. Ci sono guardie dappertutto. Ci dirigiamo verso il fiume. Ti ricontatto quando siamo lì. Ok. Lo scrigno non è a Paititi. Lo so. Sarò costretta a piegarmi ad Amaru. Tutto ciò che ho fatto fin dalla morte di Saidi sarà perduto. Non lo permetterò. Forza, andiamo. Non c'è più tempo. Qualcuno deve trovare lo scrigno. Se il sole non viene rivitalizzato o il mondo ricreato, tutti saremo distrutti. Ho trovato un altro indizio. Forse. I tatuaggi sul tuo braccio, l'airone e l'eclissi, gli stessi simboli erano incisi sull'altare dove era lo scrigno. Cosa? Che cosa significano? Questo è il mio destino. Il fuoco cremisi di Shashel. E questo riguarda il mio passato. Simboleggia Sin Cicica, l'ultimo imperatore di Paititi. La sua tomba è nella città alta. Mi ci puoi portare? Laggiù è pieno di cultisti. Se c'è qualcosa, lo avranno sicuramente già individuato. Amaru non ha questo indizio, non sa che cosa cercare. Ci saranno guardie dappertutto. Riusciremo ad evitarle. Sarà pericoloso. Di sicuro. Allora non c'è tempo da perdere. Come sta, Ezli? Bene.
Mi ha aiutato a trovarti. Dovrebbe essere con Uchu. Jana, sono con un Uratu. Magnifico. Aizli le vuole parlare. Madre, mandiamo rinforzi. Vuoi che aiuti Uchu o che sfrutti la situazione per conquistare l'area? Finché sono via, sei tu il capo, Aizli. Segui l'istinto. L'Ichkalanko e le lo puzzi, hachpila wicho. Bash le hello, telo, ichi le chi uovo, shena wile. Andiamo. Dilla pa. Sarà l'ultimo per ora. Sbrighiamoci a raggiungere la città alta. Fai strada. La zona è sicura. Andiamo. Intruso! Onorato! Prendi questa chiave. Vieni, ti mostro una cosa. L'eclissi sta arrivando. Quando inizierà, lo scrigno dovrà essere aperto. Lo scrigno ha un forte potere tentatore. Proverà ad attirarmi a sé, mostrandomi un'illusione, una soluzione facile ai nostri problemi. Ma l'unica cosa che mi mostrerà davvero sono i miei desideri nascosti. Mi preparo a resistere da tutta la vita. Amaru non ha ancora visto lo scrigno e già il suo potere gli offusca la mente. Il suo popolo è Paititi e solamente noi possiamo salvarla, insieme. Quindi, se Amaru riesce a ricreare Paititi come dice, di fatto la distrugge? Sì. Le minacce esterne sono molte. Ma il rischio fa parte della vita. Dobbiamo affrontarlo per restare fedeli a noi stessi. Come farai a resistere al suo potere una volta che l'avrai? Non lo so. Ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco Cremisi mi guiderà e mi farà mantenere la promessa. Proseguiamo. Cos'è il fuoco Cremisi? È il mio destino. È legato al sacrificio di Kukulkan. Quando il fuoco Cremisi arde, cerca il tuo specchio. È una forza che avvolge la coscienza. Non so altro. Non capita mai che quelle creature entrino qui? Creature? Quelle bestie. Hanno attaccato la Trinità nelle grotte attorno a Paititi e mi hanno inseguito all'altare da cui è stato rubato lo scrigno. Parli degli Yashil? Yashil? Erano alti e veloci, e molto affamati, quasi disperati. Non le chiamerei creature, sono molto di più.
Che è successo agli Yashi? Ci sono tante leggende antiche, ma Paititi deve loro molta della sua sicurezza. La proteggono? Non so se lo facciano intenzionalmente, ma l'effetto è quello. Non attaccano mai la città? No. Abbiamo sempre vissuto in armonia. Credo che Amaru abbia in mente un sacrificio pubblico. Di un ribelle? Dobbiamo fermarlo. No, non senza un piano. E non a rischio dello scrigno. Il guerriero sarebbe... Stammi vicino e fa come me. La folla potrebbe aggredirci. Di qua. Junkinesh, Uchkilich, Oltun. Che minacciano la nostra sicurezza. La loro leader, la traditrice Unuratu, la vostra regina decaduta, è mia prigioniera. Ma può ancora salvarsi. Oggi offriamo un sacrificio a Kukulkan affinché ci protegga mentre si avvicina l'eclissi. Guarda cosa. Con questo sacrificio redimeremo l'anima del ribelle. Possano i suoi compagni vedere la luce e unirsi a noi. Amaru diceva di voler fermare la violenza. La vede come un mezzo per i suoi scopi. Con questo sacrificio, il ribelle sarà di nuovo uno di noi! Come fanno a credergli così? Hanno paura e fanno bene. Non manca molto. La tomba è oltre quella porta. Vieni. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. Puoi passare. La tomba è lassù, su quella statua. Io tengo d'occhio l'ingresso. Non ci vorrà molto. John, siamo quasi alla tomba dell'imperatore. Siamo vicino al fiume, pronti a portare te e Unuratu fuori di lì. Avvisami quando siete pronte. Ecco un'entrata. Lara, dove sei? Alla tomba dell'imperatore. È quasi fatta. Saremo pronti. La tomba dell'ultimo imperatore. Il culto deve aver preso piede alla sua morte.
Ok, l'eclissi e l'airone. Cosa mi sfugge? Aspetta, è stato Lopis a lasciarlo. Il cuore del serpente si trova nella coppa. Il cuore del serpente si trova nella... È qui! Qui è il comandante Rourke. Sappiamo dov'è lo scrigno. Voglio una squadra su Croft. Onorato. No! Da questo Edsley. È il legittimo erede. Deve guidare Paititi. È giovane, ma forte. È nobile di spirito quanto di sangue. Non lasciarmi, continua a parlare. Lo scrigno ti tenterà. Resisti. Siamo noi a crearci il destino. Vedrai che non ti deluderò. Lest in Wignal, ne cazzo. Tasche solelo. Cimbalda catch. Tutti shockol. Un mob. Già un impugno. Le l'hanno tocci. Levate il maco, Wayane. Fare che can kill. Ante Neshi. Le Ixabaesh. Ma tu vedi. Jonah, dove sei? Sono giù al molo. Ti vedo. Ehi, sono quasi pronto. Arrivo. Dov'è Unurato? Dov'è Unurato? Ci hanno attaccate. È morta combattendo. Oh no. Già.
Dov'è mia madre? Tua madre si è sacrificata. Ma questo è l'amuleto del capo. Ti appartiene adesso. Lei era una guerriera. L'eclissi si avvicina. Se non ridiamo vita al sole... Troverò lo scrigno. Non lascerò che il culto di Kukulkan mi preceda. Cominciate a preparare la camera ardente. La regina vivrà per sempre dentro di noi. Ucho, aiutali con la barca. Ci prepareremo alla battaglia. La ribellione vincerà. Torneremo con lo scrigno. Sta attenta. Saremo pronti al tuo ritorno. E adesso? Torniamo a Kuakyaku. Ci raduniamo e ripartiamo da lì. Tutto questo per un altro enigma. Cosa diceva? Il cuore del serpente è nella coppa, tra i volti di pietra. Beh, è meglio di niente. Penso di sì. Dobbiamo trovare lo scrigno e farla finita. Che cos'è? Guarda un po' chi si vede. Non muoverti. Non provocarmi. Giù. Niente. Non sono neanche sicuro che questo scrigno esista davvero. Ho trovato qualcosa? Via libera.
Guarda qui. Capitano, novità? Niente in quest'area. Per caso fa qualcosa tipo vibrare o brillare di un'aura mistica? Conviene tornare al più presto. Perché tanta fretta? Allora, l'ultima volta abbiamo guardato qui. Speriamo che torni presto. Prima o poi qualcosa salterà fuori. Tu, prendi posizione. Confermala per l'ultima. Laggiù, l'intensiva compromessa. Accidenti! Credo se ne sia andata! Perché state ancora cercando lo scrigno? Ci sono ostili nella vostra area. Il dottor Dominguez. Non mi importa un accidente di Dominguez. Trovate Lara Croft e ammazzatela. Come sarebbe a dire trovate Lara Croft? Siamo troppo pochi per farlo. Doveva essere un'operazione di ricerca. Sparpagliamoci e vediamo di fare il possibile. Io vado laggiù, tu resta qui. Non ne posso più di questa Croft. Prima Dominguez ci dice di cercare lo scrigno. Ora Rourke vuole che cerchiamo Croft. A chi dobbiamo dare retta? Beh, Rourke è un leader militare e le decisioni di Dominguez stanno costando la vita ai nostri. Ti conviene decidere alla svelta a chi essere leale. Mi prendi in giro? La cosa è semplice. Devo sapere. Che mi prende? Cosa diavolo dovrei fare? Un'Uratu è morta. Rourke le ha sparato alle spalle. Non ho lo scrigno. E Jonah. Dio, se dovesse succedergli qualcosa. Ciao, Lara. Chi parla? Sospettavo che curiosassi nelle mie comunicazioni fin dal Messico. Rourke. Comandante Rourke.
Tu ascoltavi me e ora io ascolto te. Un'altra scossa premonitrice. Com'è sentirsi responsabile di tutti questi cataclismi? Di questa sofferenza? So cosa ho fatto. La tua espressione quando Dominguez te l'ha detto. Ma volevi averlo a tutti i costi, quel pugnale, vero? Avamposto esterno. Croft è diretta verso di voi. Trovatela. Croft è riuscita a sfuggire agli uomini sulla spiaggia. Non deve ricapitare. Rastrelliamo la zona. Trovato niente di interessante nel nuovo carico? Visori termici, signori. Faccio strada. Rilevo qualcosa. Dove? Merda! Falso positivo. Era un animale. Ehi, le accendiamo o no quelle luci? Come faccio a montarle con te che rompi così? Ma poi scusa, che fretta hai? Rourke ha detto che Croft passerà di qui. Maledizione! Va bene, mi sbrigo. Ci risiamo. I visori rilevano qualcosa? No, solo qualche animale qua e là. Faccio una scansione completa dell'area. Vediamo un po' come reagisce. Quel posto è sospetto. Ma che fine ha fatto? Mi farebbero comodo dei rinforzi. Stiamo subendo perdite! Certo. Che diavolo! Devo trovare qualcosa. Uomo a terra! Aperto il comando. Venirne a capo. Uh-huh. Preparatevi allo scontro. Ricevuto, capo squadra. Uomo a terra! Ricevuto. Ora si fa sul serio. Cristo, devo capire che succede. Se vedete qualcosa, sparate senza esitare. Sparpagliatevi, ma non perdetevi di vista. Roger, capo squadra. Occhi sul nemico individuato, è qui vicino. Ora dovrei uscire allo scoperto. Ehi, la senti ancora? Sarà meglio controllare. Maledizione, gente, usate i visori. Trovatela. Buonasera, Ralph. Buonasera, Sam. Vedi qualcuno? Se fosse così, starei sparando. Non passerà. L'elicottero o la squadra di ricerca annienteranno il suo amico. Alla buon'ora. Chissà perché Dominguez non l'ha fatto prima. Forse perché hanno scoperto qualcosa. Ragione in più per scatenargli addosso tutto quello che abbiamo.
Prendi posizione. Sono con te. Attenzione! Nemico individuale con vita! Questo sarà un... Lei a cambiare nulla, lo capisci? Guarda le condizioni critiche del nemico. Vita, ferita non letale. La squadra è là. Muoviti. Esci subito. Colpo confermato? La vostra vita si farà uscire. Vita, ferita non letale. Guarda, è quasi stata spazzata via. Non colpi, coprimi. È come se tu fossi già morto. Esci subito. Sono a secco. John, a non usare questo canale. Cosa? Ci ascoltano. Ok. Ti troverò. È la ricetta di un allucinogeno, usato a volte in guerra. Perfetto. Se lo spalmo sulle frecce potrebbe darmi un vantaggio contro la Trinità. Santo. Shh. La prenderemo. Portatemi il corpo e tutta la squadra verrà assegnata al programma Diaconi. Passo e chiudo. L'avete sentito? Diamoci da fare. Ti serve aiuto? Non ha speranze. Dal campo base non riescono a riceverlo. Appena sarà pronto lo useremo per potenziare il segnale. Maledizione. Stavolta non è... Hai messo maluccio. Merda! Presto, salto! Maledizione, ma che gli prende? Che cazzo sto facendo? La missione deve averlo fatto impazzire. Hai un aspetto terribile. Cristo! Devo capire che succede. Sbagliatevi. Arri alla mano. Thank you.
Jonah! Jonah, rispondi, ti prego! Non risponderà, Lara. Ma cosa? È morto. Puoi aggiungere il tuo amico Jonah alla lista delle persone che hai sulla coscienza. Va all'inferno, Rourke! Se vuoi recuperare il corpo, è alla raffineria. Verrò a prenderti. Cardinal 2, ho agganciato il bersaglio. Paladin 4 in posizione, apriamo il fuoco. Fallo saltare! Prima di molte catastrofi. È colpa tua! Devo andare subito! Sono l'unica che può! Sei l'unica a poter fare cosa! Dove sei, Rourke? Sta tornando alla nostra zona! Cazzo! Non è morta! Ritorno! Io ti troverò. Non puoi nasconderti da me, Rourke. Ormai sei morto. Qui parla Rourke. Sono stato richiamato a Ken. Winters, Croft è tutta tua. Base, qui Cardinal 2, i rinforzi sono atterrati. Thank you.
Tutto ok? Sto solo peggiorando le cose. Non è vero. Ehi, non è così. Possiamo farcela. Forza. Dove andiamo? Dobbiamo muoverci. Non lo so, Jonah! Com'era l'indizio? Cuore di serpente, qualcosa... Il cuore del serpente si trova nella coppa tra molti volti di pietra. E di che tipo di coppa stiamo parlando? Una specie di calice? Un calice, non è proprio Maya. Aspetta. Non è Maya. L'indizio è stato lasciato da un missionario del XVII secolo, Andres Lopez, un gesuita. Il serpente nel calice è il simbolo di San Giovanni, un luogo sacro, cristiano. Ecco cos'è. Tipo una chiesa di San Juan. È un nome piuttosto comune. Saranno decine. Ma non raggiungibili a piedi da Paititi. Andiamo. La strada è di qua. Possiamo uscire e chiedere a qualcuno. D'accordo. Come farei senza di te? Eccola lì, la chiesa di San Juan. Dividiamoci. Cercherò tracce di Lopez. Io chiederò in giro. Vediamo cosa scopro. La mia amica Sara è un'archeologa. Lavora qui vicino. Volete andare a chiederle se sa qualcosa del vostro enigma? Sarebbe fantastico. I volti di pietra sono sempre stati l'ossessione di Sara. La gente di solito viene a cercare tesori, ma non Sara. Lei cerca solo risposte. Siete amiche da molto tempo? Da quando eravamo bambine. Lei era la nerd, io marinavo la scuola e rubavo il camper di mia nonna. Ogni tanto riuscivo a convincerla a venire con me. Di solito quando c'era qualche... Abby, puoi darmi una mano? È rotto! Aspetta, sei quella, Lara? Lara Croft. Allora, ti ho riconosciuta dalla foto. Come mai ti interessa questo posto? Sto seguendo un enigma. Il cuore del serpente è nella coppa tra i volti di pietra. I volti di pietra? Anch'io sono qui per quelli. Non voglio pestarti i piedi. È il serpente nella coppa che mi interessa. Beh, posso dirti che quei volti sono qui da almeno 400 anni. Secondo i documenti della biblioteca, sono dei guardiani.
La leggenda narra che sorvegliano una cripta segreta. Una cripta? Non siamo mai riusciti a trovarla. Come immaginerai, questa cosa fa impazzire i cercatori di tesori. Ma se la famigerata Lara Croft è in gamba come dicono... Beh, se dovessi trovarla potresti anche farmi un favore. Dovrei cominciare dalla biblioteca. Sì, si trova dalle parti del cimitero. È uno degli edifici più vecchi. Non dimenticarti di me se trovi qualcosa. Certamente, grazie. Lara, hai trovato nulla? L'amica di Abby ha parlato di una cripta vicino alla biblioteca. Ci vediamo lì. Questo è un nuovo grazie a scordarmi la fortezza per superare mia addizione. Tieni 400 salmi. Avrà che Quindi c'è una cripta qui nei dintorni? Una cripta segreta. Perché segreta? Ogni volta che c'entra Lopez c'è sempre qualche tranello. Hai ragione. E tu? Hai trovato qualcosa di interessante? Un opuscolo. 7 passi più vicini a Dio. Chissà, magari sarà utile.